Entro il 2024 21 isole minori saranno collegate da quasi 900 km di cavi sottomarini per la banda internet ultralarga. Ce ne parla Claudio Reale. È una tecnologia innovativa che fa base a Catania e con questa nave, una delle poche al mondo a poter posare cavi sottomarini anche in condizioni avverse, l'Italia porterà la banda ultralarga nelle isole minori. Parte alla Sicilia il progetto finanziato con 45 milioni di euro dal PNRR che entro l'anno prossimo farà arrivare internet ad alta velocità a Lampedusa come a Capraia, a Favignana come a Ponza. È un progetto molto ambizioso perché va ovviamente a cablare, di fatto a connettere 21 isole minori, coinvolge 5 regioni, quindi si parla di quasi 900 chilometri di cavo che viene depositato nel pieno rispetto dell'ambiente. Per Infratel Italia, la società del Ministero dello Sviluppo Economico che coordina il progetto, è una scommessa tecnologica ma anche economica. Porteremo questa linea in tutte le isole minori ma anche in tutte le parti del paese per connettere tutto il paese e consentire un aumento dell'economia, un aumento della capacità produttiva e anche del turismo del nostro paese. L'opera è imponente. Stiamo parlando di 860 chilometri di cavi sottomarini più circa 70 di code terrestri di collegamento fra le spiagge e le centrali trasmissive. La rotta viene tracciata con precisione anche su tratte lunghissime come i 163 chilometri che separano Pantelleria da Linosa. La nave, in base alle caratteristiche del cavo, al tipo di fondale, governa in quel punto con gli operatori che controllano metro per metro, centimetro per centimetro, che il cavo è effettivamente sul punto che noi volevamo che fosse.